Stiamo parlando in questi giorni di progetti, parliamo del vecchio ospedale, un edificio che ovviamente pesa sul centro della città. Quali sono le idee? Beh, certo, oltre ai 18 milioni e 600 mila euro che sono arrivati col PNRR, c'è questa partita che noi vogliamo giocare fino in fondo della sistemazione dell'area dell'ex ospedale, e per cui stiamo collaborando con la regione. Il consigliere Mosca si sta interessando per far sì, credo che siamo già abbastanza avanti con le carte burocratiche, presto dovremo fare un protocollo d'intesa, sarà nelle nostre disponibilità e potremo quindi partecipare a pieno titolo a un bando che ci consenta di ricevere dei fondi importanti. Perché va cambiata completamente l'architettura di quella zona. Il monoblocco credo che debba essere tirato giù e lasciato spazio per giardini, parcheggi magari interrati se possibile, per non lasciare tutto sempre in superficie, una estetica che consenta di riutilizzare e valorizzare la parte dietro, che invece è tutta vincolata dalle belle arti, che si tratta di case di pregio e una parte del vecchio ospedale, proprio quello dell'Ottocento, che con una facciata che è ancora molto bella architettonicamente, con pochi restauri potrebbe diventare veramente una di quelle cose che a Biella sono un'eccellenza anche dell'arte, come il nostro battistero, dell'architettura. Cosa farci? Vedremo se farci un mercato, se farci una scuola di qualche cosa o un centro, insomma, ci stiamo... Le idee adesso ce ne sono tante, vanno tutte valutate e anzi chi ne ha da proporre ce le dica, perché non sono mai troppe. Poi starà l'amministrazione smaltire, ridurre e poi proporre, anche parlare con la cittadinanza, con maggioranza e opposizione, perché è un'opera che cambierà veramente la vita della città, del centro cittadino, che però deve essere collegato a tutto il discorso di Via Carso, come ho già detto più volte. Ecco, il primo passo importante quindi è l'acquisizione dello stabile, cioè il comune diventerebbe proprietario dello stabile, che ricordiamo è di proprietà della regione Piemonte, così? Lo stabile è della regione, come della regione è Palazzo Cisterna al piazzo, per cui tanti ci dicono perché non fate niente del Palazzo Cisterna, è della regione, noi non lo possiamo toccare. Per poter farci dei lavori sopra dobbiamo o avere un titolo di proprietà, cioè deve essere nostro, oppure avere un diritto di superficie o un accordo di programma. Una di queste tre formule ci consentono di avere in uso o in proprietà quell'immobile.